Eccoci qua, amici di Speed, buonasera per questa puntata, la prima del mese di agosto, martedì 1 agosto. Si chiude la prima fase di Formula 1 con la dodicesima prova stagionale, ancora una vittoria di Verstappen che porta così a 13 successi consecutivi di Red Bull, se ci mettiamo l'ultima del 2022. Sta diventando sempre più difficile trovare anche le parole, i commenti, i punti di riferimento importanti per una cavalcata solitaria straordinaria di questo giovane pilota olandese che sta entusiasmando ovviamente gli sportivi, gli appassionati e mettendo a dura prova anche i colleghi illustri che devono tenere l'attenzione viva fino alla fine della stagione. Di questo e di tanto altro parleremo con i nostri ospiti in questa puntata. Vi ricordo che poi anche noi staccheremo la spina fino a tornare in onda su Canale 88 qui da Bologna il martedì 29 agosto all'indomani del Gran Premio di Zandvoort, che sarà la tredicesima prova stagionale e che riprenderà dopo le vacanze relative a cui la Formula 1 si deve ovviamente adeguare. Partiamo con un ospite che di Formula 1 ha un po' di esperienza sulle spalle, che è impegnatissimo per un evento importante che ci sarà a fine agosto, proprio in quel weekend. E quindi i primi commenti di questo post Spa li facciamo con Giancarlo Minardi, direttamente dallo studio di Imola. Ciao Giancarlo, ben arrivato. Ciao, ciao Stefano, un saluto a tutti Allora, quelli che ci stanno ascoltando. abbiamo comunque uno zoccolo duro che si sta allargando. Devo dire che anche l'arrivo in piena Romagna, fino verso la zona di Rimini, di questa emittente, ha aumentato l'attenzione, vista la grande passione del mondo della Romagna che tu ben conosci. Un mese di agosto che non è un mese di ferie, perché comunque sarai in prima linea il 26-27 agosto per la settima edizione del Minardi Historic Day, di cui poi parliamo. Un mese di agosto che tiene un attimo ferma la Formula 1 fino al Gran Premio di Olanda. Abbiamo visto 12 appuntamenti, Giancarlo, ma forse nessuno di noi pensava di vedere 12 vittorie della Red Bull. Quando lo disse a mo' di battuta all'inizio stagione Russell della Mercedes, pensavamo scherzasse. Ma guarda, io purtroppo ci ho sempre creduto, nel senso che il divario che ha la Red Bull, ma anche Verstappen rispetto al suo compagno di squadra e alla concorrenza è tale che oggi onestamente facciamo fatica anche a capire qual è il vero potenziale, sia suo che della vettura. L'ha dimostrato anche ieri. Ieri c'è stato un momento che lui girava in 1,51, 1,52 tutti i giri, quando gli altri giravano in 51 basso. Quindi è evidente che ha un potenziale che lui, non dico che giochi, perché però se tu vedi quando scende dalla macchina in più della volta non è neanche sudato. Quindi è evidente che non ha particolari stress, che è convinto e padrone della macchina. Lo dimostrano anche i colloqui via radio scherzosi e non col suo ingegnere di pista. Quindi è evidente che sta girando con tutti i margini di sicurezza, al di là del giro più veloce che questa volta l'ha fatto Hamilton, perché si poteva permettere di fermarsi come faceva di solito Verstappen all'ultimo giro. Oggi in questa gara qui aveva un vantaggio sì cospicuo di 22 secondi sul suo compagno di squadra, ma era un rischio troppo grande andare a inficiare questo risultato, per cui dal box gli hanno detto no, non venire dentro, e lui suo malgrado stavolta ha dato retta e non è venuto dentro. Quindi diciamo che in questo momento siamo davanti a un ciclo che sarà difficile da fermare, perché oltretutto se andiamo a vedere dopo Verstappen sarebbe molto bello vedere le gare, vedere questo campionato, perché senza Verstappen ci sarebbero stati altri 5 vincitori diversi. Oggi Perez è tornato a fare il suo dovere facendo il secondo posto a Spa, però negli altri Gran Premi era un po' latitante, come lo è stato onestamente anche nella Sprint Race, perché si è andato a toccare con Hamilton. Un Hamilton che è stato oltretutto penalizzato, secondo me eccessivamente, perché ritengo che fosse più un incidente di gara che una cosa voluta apposta. Detto questo, dobbiamo vedere un campionato a due facce, una che si chiama Red Bull Verstappen, e poi tutti gli altri che ci fanno divertire, perché in pochi decimi ci sono parecchie macchine, sia in qualifiche che anche in gara, e ti sottolineo che a Spa
va bene che sono 7 chilometri di circuito, ma non è stato doppiato nessuno e sono arrivate 18 macchine, quindi vuol dire che c'è una competitività elevatissima. Ai miei tempi, se rimanevi nei giri, eri nei primi 3-4 posti, ecco, quindi è un paragone che fa capire quanto sia competitiva oggi la Formula 1. Sì, il tuo discorso è completo ed è preciso in tutti i dettagli, compreso questo aspetto che è quello tecnico, dato il manager abituato al muretto a considerare i distacchi e anche i giri e anche a chi rimane nei giri, che sono aspetti da addetto ai lavori nel senso stretto. Però è vero, la grande differenza della Formula 1, anche solo dei tuoi anni, che possono sembrare tanti, ma non lo sarebbero se non che in Formula 1 purtroppo gli anni e le distanze sono molto più sentite e vissute rispetto alla normalità. Però quando tu hai il distacco in griglia al termine delle qualifiche, che negli anni 90 era il distacco che c'era fra il primo e il secondo, abbiamo già detto tutto, l'affidabilità delle vetture. Ieri sono rimaste fuori due vetture perché si sono toccate al pronti via. Tutti gli altri sono arrivati, quindi anche il concetto di affidabilità è fondamentale. E poi avrai notato sicuramente ancora meglio di me come sono stati interessanti anche i singoli duelli da metà griglia indietro. Certo, Nel ma finale, forse, non dico che... Prego, era prego, quello che cerca. volevo sottolineare quando diciamo che c'è uno che fa gara a sé, poi tutti gli altri ci danno degli ottimi spettacoli, delle belle lotte, dei bei sorpassi. C'è stato un sorpasso di Ocon fantastico ai danni di Tsunoda, che peraltro Tsunoda è andato molto forte e ha fatto un'ottima gara. Per cui abbiamo assistito a dei duelli interessanti, sono arrivati a scaglioni però tutti compattati, insomma, direi che è stata una bella gara, salvo il fatto che c'è uno che fa quello che vuole. Sì, questo diciamo toglie un po' il brivido di quello che è la vittoria, perché quella in questo momento, se non c'è l'episodio, facciamo fatica a pensare che abbia un altro colore di monoposto, al di là del pilota stesso, perché quando due compagni di squadra arrivano con 22 secondi di distanza l'uno dall'altro, vuol dire che il primo è di un'altra caratura, è di un altro passo. Neanche secondo me Schumacher e Barrichello potevano avere questo tipo di differenza. Credo che sia ancora più ampia la forbice prestazionale. Poi è chiaro, come hai sottolineato tu prima, in questo Gran Premio Perez tutto sommato ha fatto il suo, perché comunque bene o male è stato il primo dei normali. Io non sono tanto d'accordo sulla parte della battuta delle Formule 2 contro una Formula 1, perché quando sei così compattato nei tempi e nelle prestazioni, secondo me non si può svilire in questo senso. Sono tutte Formula 1, ma una in particolare è guidata da un fenomeno. Tu che sei un attento osservatore e spesso critico della gestione delle gare dal punto di vista regolamentare, prima hai sottolineato quello che per te era, e forse per tutti, più un contatto di gioco, cioè più un contatto da gara, quello fra Hamilton e Perez. Io ti chiedo anche, per esempio, come hai visto, come hai letto il discorso fra Sainz e Piastri al pronti via, se anche questo era da penalizzare o no, anche secondo me assolutamente no. E ti chiedo a volte se non è un po' in eccesso, parlando di Hamilton Perez, tenendo conto che sei in una gara bagnata e soprattutto sei stato fiscalissimo a volte su dei track limits che sono anche a volte imbarazzanti, soprattutto quando sono in condizioni particolari, e poi vai a toccare dal punto di vista regolamentare Hamilton. Secondo me, ecco, lì a volte mi sembra che facciano una valutazione che non sempre sia equilibrata. Cosa ne pensi tu? Allora, prima di tutto, un po' avevo già accennato prima, l'incidente tra Perez e Hamilton, se al limite era da penalizzare uno, forse era più Perez, perché Hamilton era sul cordolo interno, quindi non aveva più possibilità di stringere ed era dentro la macchina al 100%. L'altro aveva tutto lo spazio per tenere quella misura di sicurezza verso la sinistra. Quindi, al di là che può essere, e io lo chiamo incidente di gara, e quindi non andavano penalizzati nessuno dei due, al limite, a mio parere, era più colpevole Perez, che aveva tutto lo spazio per allargarsi. La stessa cosa ti dico dell'incidente della prima curva, che
di Sainz. Prima di tutto Sainz aveva lo spazio per eventualmente quei 20-30 centimetri che evitavano lo scontro con Piastri. Piastri si è voluto infilare in un buco che effettivamente era un po' azzardato. Si sono dimenticati tutti e due, uno perché è un rookie probabilmente e aveva fatto una gara stupenda il giorno prima, l'altro che c'erano ancora 70 giri da fare, per cui onestamente, al di là che è un incidente anche questo di gara, leggermente colpevole probabilmente è Sainz. Anche per un fatto di esperienza e anche perché ovviamente in questo caso poi ha tolto dei punti che hanno lui, per quanto lo riguarda personalmente, lo hanno riportato dietro Leclerc e quindi torna ad essere virtualmente la prima guida il Monegasco, e nell'altro caso ha tolto la possibilità di crescere a livello di punti come scuderia, che fra l'altro gli avrebbe permesso di diventare terza forza in pista in questo momento, e in un momento, in una gara in cui tutto sommato la Ferrari è stata fra le migliori dopo ovviamente la Red Bull. Ecco, come si può giudicare la squadra di Vasseur, che per molti ha fatto bene il compito a casa? Questa frase detta da diversi tecnici addetti ai lavori e da colleghi che conosciamo bene, del senso, probabilmente troppa emotività o troppa facilità a sbagliare nella fase critica del weekend, più bravi quando impostano la vettura senza più toccarla, come è successo in questo weekend. È un po' limitativo, Giancarlo, per chi vuole tornare ad essere leader vincente in un mondiale tirato e da gestire come la Formula 1. Ma questo credo che debba fare pensare Vasseur, nel senso che allora purtroppo una delle problematiche che probabilmente ha in Ferrari, che è tutto codificato, è tutto scritto e nessuno esce da quello che è scritto per paura di essere accusato di aver sbagliato qualcosa. Per cui questa volta, non essendoci prove libere, non essendoci la possibilità di fare delle variabili, il tempo ha influito anche questo negativo, positivamente da un lato, negativamente dall'altro, ha fatto sì che l'assetto di base è rimasto quello fatto a casa, che probabilmente è il frutto di studi, di simulatore, di tante prove che vengono fatte prima di andare in pista. Quindi questo deve far riflettere, vuol dire che quello che noi abbiamo sempre sostenuto, che forse in 1200 persone ci sono anche delle persone che potrebbero fare qualcosa di differente o qualcosa di meglio e che probabilmente andrebbero messe alla prova, magari sbagliando, ma provando a cambiare quello che fino adesso, negli ultimi 3-4 anni, è stato il punto focale della Ferrari. Gli stessi uomini, le stesse strategie, gli stessi errori, le stesse ripetizioni di errori, qualche volta anche rischiando e rischiando male. Per cui questa riflessione è una riflessione che, a mio parere, deve essere il leitmotiv di Vasseur in queste vacanze, dove probabilmente forse è un po' più tranquillo, glielo auguro, e quindi possa meditare su quello che è successo in questa ultima gara. Senti Giancarlo, uno dei protagonisti, forse al di sotto delle aspettative, ma nell'ultimo mese e mezzo è successo un po' dappertutto e che ha compiuto i 42 anni, è Fernando Alonso, che tu ben conosci. È un po' così, dispiace un po' vederlo in questo momento meno aiutato da una vettura che dal Canada sembra aver perso un po' la linea, la luce. Probabilmente le migliorie apportate sono state inferiori come resa a quello delle altre squadre, e non dimentichiamoci che la stessa Aston Martin nella seconda parte di stagione avrà meno ore in galleria del vento, meno possibilità anche di sviluppo proprio in funzione della prima parte della classifica. È una situazione che rischia di far retrocedere l'Aston Martin nella quarta, quinta posizione, o se la possono ancora giocare con la Mercedes per essere secondi dietro alla Red Bull? Ma noi abbiamo assistito in questi ultimi Gran Premi a delle grosse variabilità. Se torniamo indietro di 15 giorni, certamente non ci, o di una settimana, non ci aspettavamo che la Ferrari corresse per andare sul podio in questo Gran Premio. Abbiamo assistito all'inizio dell'anno a un Aston Martin con dei podi o dei secondi posti con Fernando, poi è arrivata la Mercedes, poi è arrivata la McLaren, adesso speriamo che sia il periodo della Ferrari. Quindi
come abbiamo sottolineato prima, c'è una variabilità talmente sottile tra una macchina e l'altra, stiamo parlando di decimi, che sì, probabilmente la macchina Aston Martin è andata in pista fin dal primo giorno con delle buone credenziali, dopo bisogna capire se sei in grado di sviluppare quello che tu hai creato. Questo credo che sia una delle grandi forze che ha Adrian Newey. Adrian Newey, in questo momento, chi ha fatto la Aston Martin è un allievo di Adrian Newey. Esatto, probabilmente sì. ha portato qualche idea di Adrian Newey, però Adrian Newey sa andare avanti, gli altri bisogna vedere se sanno portare avanti quello che hanno, tra virgolette, copiato o assimilato nell'esperienza di Adrian Newey, e quindi diventa un compito non facile. Questa è una delle giustificazioni. Detto questo, Fernando ieri non ha fatto certamente il suo miglior weekend, portando comunque a casa un quinto posto, ma l'errore di sabato, il giorno del suo compleanno, probabilmente è un errore che un campione come lui non doveva fare, soprattutto in quelle condizioni di pista che in teoria l'avrebbero dovuto favorire per la capacità di guida e per l'esperienza che ha. Io direi che in questo momento è la terza forza, la Ferrari si è avvicinata a 5 punti, vedo abbastanza distanziata ancora la McLaren. Purtroppo ieri la Aston Martin è andata a punti contro due macchine, ma negli altri 4-5 Gran Premi Stroll non ha portato a casa quei punti che in quel momento lì forse potevano fare la differenza anche a fine anno. Quindi bisogna vedere. Oggi la miglior squadra in termini di piloti è certamente la Mercedes con Russell ed Hamilton. Poi c'è la Ferrari e poi c'è la Red Bull. Però la Red Bull c'è un Verstappen che da solo sarebbe in testa al mondiale costruttori, quindi non fa giurisprudenza, non fa sport. Quindi. Senti, visto che tu di giovane te ne intendi, ne hai visti tanti, ne hai aiutati tanti, come metti l'equipaggio, fra virgolette, Norris Piastri? Perché secondo me potenzialmente vanno verso una delle coppie più forti del mondiale. Allora, io fin dall'inizio ho sempre difeso Piastri quando tutti dicevano viene surclassato da Norris. Norris ha fatto 9 o 10 su 12 a vantaggio su alle griglie e compagnia bella. Tutti si sono dimenticati che Piastri è un rookie, che i primi 6 Gran Premi non li conosceva perché non ci aveva corso con la Formula 2, e quindi per un pilota che arriva alla Formula 1 dove ci sono solo 3 giorni di prove libere a inizio stagione, per cui ogni squadra fa un giorno e mezzo, si è trovato a fare esperienze in macchina, sulla macchina e sulla pista, direttamente in pista. Oggi, che comincia, sono già 2 o 3 Gran Premi che conosce le piste perché ci ha corso in Formula 2 e vinto in Formula 2, sta facendo e sta crescendo, e credo che sia una delle più belle realtà che la Formula 1 ha dato in questi anni. Per cui io ci ho sempre creduto, ci credo ancora, e suppongo che, come hai detto e sottolineato tu, a breve saranno una bella coppia a portare a casa dei punti. Anche con una bella prospettiva, se guardiamo Giancarlo, dei giovani piloti che stanno venendo fuori, i prossimi 4-5 anni, non dico che siamo già coperti, ma insomma c'è già una nuova generazione di 4-5-6 piloti, Russell, lo stesso Verstappen, che non dimentichiamoci ha solo 25 anni, che possono garantire, al di là di quelle che sono le caratteristiche tecniche delle monoposto che avranno, un livello alto, importante come conduttori, come piloti di Formula 1. Quindi sotto quell'aspetto la Formula 1 direi che è coperta. Bisogna capire i regolamenti, bisogna capire quello che sarà l'evoluzione del mondo dei motori dal 2026 con tutte le novità regolamentari. Una curiosità che mi hai fatto venire in mente ricordando Stroll, ma secondo te non era giusto che la FIA specificasse bene gara bagnata quando è dovuta entrare con le medie facendo un disastro? Allora, io credo che sia l'unico errore che questa volta la FIA ha fatto, ecco. Perché quando siamo partiti per la sprint hanno creato una situazione di pericolo non tanto per i piloti ma quanto per gli addetti ai lavori. Per fortuna è andato tutto bene, per fortuna non c'è stato nessun incidente, però lì credo che la cosa migliore fosse quella eventualmente di sospendere la gara e farli partire non lanciati ma dare la possibilità di cambiare le gomme, perché era evidente che sarebbero entrati tutti.
Per fortuna, stavolta i team, per non correre i rischi, hanno fatto 50-50, quindi il cambio è stato 10 vetture subito e 10 vetture il giorno dopo. Viceversa, sarebbe stato veramente un caos. Per cui questo è stato un errore che credo meriti un pensiero, un ragionamento sportivo per il prossimo futuro. Senti, prima di chiudere il discorso sulla Formula 1, l'ultima battuta è che cosa ti aspetti dei prossimi 10 Gran Premi, cominciando da Zandvoort, poi abbiamo Monza, poi si va verso tutte le gare all'estero, fra le quali secondo me spicca sempre Suzuka come circuito vero di quelli dove viene fuori, oltre che il valore tecnico, anche il valore dei piloti. Sarà una seconda parte di stagione entusiasmante per tanti aspetti? Oppure andiamo verso un fine anno dove, bene o male, così questo monopolio assoluto di Verstappen può andare un po' a inficiare l'attesa e lo spettacolo? Ma lo spettacolo, come abbiamo visto anche ieri, lo fanno le retrovie. Tant'è che forse Verstappen viene televisivamente ripreso meno di altre Molto meno, situazioni, esatto. situazioni in pista. Ma io credo che nel breve ci sia poco da dire, anche perché Verstappen a Zandvoort, che gioca in casa, vorrà vincere, a Monza vorrà vincere. Se fa queste due vittorie, fa un record assoluto sia di vittorie che di gare vinte da parte del team, quindi io credo che fino a dopo Monza certamente non si rilasserà. Conoscendo il ragazzo, ho la sensazione che non lascia niente, lo dimostra il fatto che non lascia un punto del giro veloce al suo compagno di squadra, quindi vuol dire che quello che c'è da prendere su lui lo vuole prendere su, e di conseguenza non vedo nel breve, anche perché c'è un livellamento di forze dietro alla Red Bull, nel breve non vedo, salvo che non vada in vacanza Verstappen, o decida di andare in vacanza Verstappen, ma lo dubito, non vedo che cambi molto il leitmotiv della gara fino ad oggi. Quindi sarà una stagione nel segno della Red Bull fino alla fine, vedremo se batteranno ormai tutti i record. Adesso ha battuto, ha affiancato Fernando anche nel numero di vittorie partendo da posizioni diverse, bisogna ormai inventarsele per andare a trovare nuovi spunti giornalistici. Senti, andiamo invece a Imola, dove il 26 e 27 agosto, lo ripetiamo per gli amici, già credo che sia possibile prenotarsi attraverso Ticket One per i biglietti, perché saranno 2 giorni ricchissimi di emozioni e di spettacolo vero, con addirittura, se ho letto bene dal comunicato stampa, 15 turni in pista giorno per giorno, quindi dalla Formula 1 ai prototipi, Formula 2, 3, c'è di tutto per quello che è il piacere di vedere in pista le macchine, le monoposto, con un corollario di eventi, personaggi, presentazioni di libri, ospiti, che arricchirà e aumenterà anche, se vogliamo, un po' la nostalgia per una Formula 1 che oggi è cambiata, ma che dal punto di vista dell'emozione, della sensazione, degli entusiasmi, difficilmente sarà ripetibile. E tu sei al centro di questo progetto, un'idea tua con la tua famiglia di fianco. Sono 7 anni, c'è stata la sosta a causa del Covid, ma bene o male è diventato un appuntamento importante del motorsport e ovviamente dell'autodromo di Imola. Come lo vivi e cosa ci dici in merito a questa importante manifestazione? Ma lo vivo anche questo abbastanza di corsa, per fortuna ho in Elena mio nipote e mio fratello Beppe di grossissimi collaboratori instancabili, perché io purtroppo facendo altri 100.000 lavori non riesco a essergli vicino come vorrei essergli vicino. Ma direi che siamo sold out con le vetture, perché i 15 turni sono già tutti pieni, sai che la pista ha delle limitazioni numericamente parlando, per cui più di tot macchine per slot non possono girare. Siamo lì, abbiamo coperto tutti gli slot. Ci saranno parecchie Formula 1 di variati tipi, di belle vetture, quindi il pubblico potrà avvicinarsi a quello che è stata la storia, e senza la storia non ci sarebbe né un presente né un futuro. E Esatto. quindi diciamo che da questo lato qui siamo contenti. Direi che c'è stato anche un discreto interesse, come dici tu, tramite Ticket One, quindi noi abbiamo già un parecchio biglietti venduti. Vi ricordo tutti che
più di 5.000 dentro il paddock non ci possono stare, quindi dobbiamo fare dei turnover in maniera tale che se uno si vuole assicurare il biglietto è meglio che se lo assicuri per tempo. Certamente riusciremo a fare girare e vedere tutti, apriremo due tribune anche, tribune dove ci si può accedere anche gratuitamente, non solo col biglietto, in maniera tale che la gente che vuole può anche, senza venire dentro il paddock, che però è la parte più bella del Minardi Day, può anche guardare la sfilata, può guardare i vari giri, può vedere in comodità quello che i piloti che girano. Poi faremo la solita fotografia sabato a luna e daremo il premio, che rimarrà segreto fino all'ultimo momento, in ricordo di mio fratello Nando, un premio che l'anno scorso è stato vinto da Piero Martini, quest'anno ci sarà un altro personaggio, per cui vi invito tutti a passare con noi questo fine settimana. C'è grande entusiasmo, c'è tanta richiesta per venire, quindi io mi auguro che siano due giorni stupendi per ricordare anche il Formula 1, che purtroppo quest'anno è stata una nota negativa dell'autodromo di Imola. Senti Giancarlo, si parla l'anno scorso di 13.000 biglietti venduti, il che vuol dire che si può viaggiare verso un altro record, verso i 15.000, perché no, o i 20.000 addirittura, se abbiamo un po' la fortuna che il tempo ci assiste. È uno spettacolo nello spettacolo, che solo chi è venuto si rende conto di quello che è stato realizzato, perché da fuori forse ancora non tutti hanno messo a fuoco quello che è il potenziale come evento nato per far ritrovare assieme una famiglia allargata, da te gestita, creata e sempre sostenuta, e che oggi è diventato un evento importante nel motorsport a livello internazionale. Forse neanche tu, quando l'hai fatto partire, ti aspettavi che potesse avere questo sviluppo qua. Ma certamente era partito per fare un rimpatriato di amici, è diventato un qualcosa di più. È chiaro che ci vuole del tempo per far crescere le cose. Stiamo già pensando a come cambiarle per il futuro, sempre che la salute ci assista. Ho avuto una soddisfazione enorme di un grosso costruttore di automobili, posso anche fare il nome, che è Pagani, che verrà in forza qui a Imola con le sue vetture. Oggi, quest'anno, è il suo 25esimo anno come costruttore, ed ha lanciato una sfida proiettata nel futuro perché tutte le show car della Motor Valley siano presenti obbligatoriamente al Minardi Day. Questo mi ha fatto estremamente piacere, perché è un personaggio unico, è un personaggio prima di tutto competente, che fa delle macchine stupende, definite in tutti i particolari, e che abbia apprezzato e che sia così vicino al Minardi Day. Mi onora come amico prima di tutto, come costruttore, ma certamente come uno che guarda avanti, e siccome è stato molto bravo a costruire la sua azienda, mi fa molto piacere che veda nel nostro lavoro un qualcosa da proiettare ancora di più nel futuro. E noi chiederemo, come sempre, all'amico Giancarlo, se ci fa da tramite, magari per potergli fare due domande in occasione di quella che sarà la sua presenza. Noi saremo presenti in forza, come sempre, perché per Speed e per il sottoscritto è uno degli appuntamenti più importanti dell'anno. Giancarlo, in bocca al lupo, noi ci vediamo direttamente lì, e poi ci risentiremo per un bilancio non solo dei Minardi Day, ma anche di quello che sarà Zandvoort e andando verso Monza, per un finale di stagione che, se si può, speriamo di vederti sempre di fianco a noi, come hai fatto in tutti questi anni. In bocca al lupo. Va bene, senz'altro. Buon lavoro. Grazie Giancarlo Minardi. Buona vacanza a tutti. Grazie mille. Buon proseguimento di lavoro a Giancarlo Minardi. Noi andiamo in pubblicità e poi continuiamo con la seconda parte di Speed.
siamo di nuovo qua per commentare il dopo Spa, ma non solo, per tirare una specie di piccolo bilancio importante, però, perché già 12 gare le abbiamo alle spalle, sono ancora 10, quindi ancora lunga la stagione per arrivare a fine novembre, e quindi bisogna avere poi anche degli interlocutori che ci regalino delle informazioni, delle valutazioni a 360 gradi, che rendono importante e interessante la puntata, ma soprattutto fanno piacere ai tanti ascoltatori nostri. Ovviamente noi siamo sempre in linea per scegliere il numero uno, Franco Nunes, direttore di motorsport.com. Buona serata, caro direttore. Ciao Stefan. Tutto a posto, ti vedo in forma. Sei, penso, anche tu in linea di rampa per fare un po' di vacanze, spero, mi auguro per te e la tua famiglia, e stacchiamo la spina, anche se Motorsport non si ferma mai, all'indomani della 12ª gara stagionale. Ormai vi siete inventati di tutto per commentare settimana dopo settimana la straordinaria cavalcata di Verstappen, che si è inventato anche di affiancare Alonso nel record, di vincere 9 gare partendo da 9 posizioni diverse. Non so dove andremo a cercare le prossime notizie di nuovi record da battere. Qui c'è un marziano, Franco, che domina la stagione, sfruttando al top la miglior macchina che c'è sulla piazza, e dà 22 secondi al compagno di squadra. E già questo fa capire come ci sia un abisso fra lui e tutti gli altri. È il gran premio del brodino, della rinfrescata motivazionale anche per la Ferrari, che dopo una deludente prova a Budapest va sul podio con un Leclerc rinfrancato, butta via 2 o 3 punti per un po' di ingenuità di Sainz, però continua questa alternanza delle seconde linee, delle seconde forze, delle seconde squadre, che devono portare via un po' di luce ad una Red Bull che in questo momento, e fino a questo momento, ha incantato. Ci sono spunti, parti da dove vuoi, perché sono curioso di vedere dove vai a finire per crearmi questo bilancio stagionale fino adesso, fino a fine luglio 23. Prego, direttore. Caro Stefano, l'unica cosa che si rompe in casa della Red Bull sono i trofei. Anche durante i festeggiamenti del Gran Premio del Belgio a Spa, esattamente come è successo in A Ungheria per colpa Budapest. di Lando Norris, si è rotto il trofeo della vittoria al costruttori. E anche lì, stavolta, dovranno usare Bostic e Colle per cercare di rimettere insieme. Sembra che il danno sia meno peggio, sia ricomponibile, mentre quello dell'Ungheria viene rifatto ex novo Completamente, dagli Andrea. artisti che l'avevano realizzato. Senti, si Questo, devo rompe anche la dire, è pancia di Perez. quell'evento che ci può permettere di dire che in casa Milton Keynes rompono qualcosa, perché se dobbiamo sperare che si rompa un cambio, non succede. È l'elemento debole, ma lo sostituiscono in tempo. E lo sostituiscono in una gara dove i sorpassi non sono difficili, e lo abbiamo visto. Quindi ci troviamo in una condizione dove stanno dettando una superiorità che io, da quando seguo la Formula 1, ti giuro, non l'ho mai vista così netta. Quindi tu Al non punto. ricordi un'altra epoca così devastante tra chi vince e tutti gli altri? Un distacco così imperioso non te lo ricordi? No, non me lo ricordo, perché l'era McLaren della MP4-4 divideva i successi fra Ayrton Senna e Alain Prost, e quindi in modo improprio innescava una forma di interesse, Sì. sebbene fossero sideralmente superiori a tutti gli altri, e solo grazie a Georges Lasserre, tra l'altro subito dopo la morte Enzo di Ferrari, Enzo Ferrari Monza nel 88. 1988, la Ferrari riuscì comunque a rompere quella sequenza di vittorie. Ecco, oggi sinceramente quello che sembrava un vaticinio di George Russell, no? Una cosa impossibile, beh, per metà stagione è già stata acquisita, e per come stanno andando le cose non mi stupirebbe se alla fine si arrivasse a compimento, per cui poi parlare di numeri record non servirà veramente più assolutamente a niente, perché c'è una superiorità che è letteralmente imbarazzante. Senti, la sensazione è che anche lui,
al di là del fatto che ha un talento incredibile, lo sta dimostrando ogni Gran Premio, ma è come se acquisisse sempre più autostima e serenità, al di là di come si permette di gestire anche la parte dialettica durante le gare. Ma se tu pensi a quello che è stato per un attimo la sensazione di perdere la macchina con l'acqua nella parte più insidiosa, storicamente conosciuta, del circuito di Spa, e come alla fine ne è venuto fuori, fra virgolette, tranquillo, cioè è il pilota che in questo momento sa di essere il più forte e più forte di qualsiasi situazione. Ci ha fatto subito la battuta via radio, subito si è aperto dicendo: "Ah, stavo per perderla", come fosse una cosa normale. Sai. Quindi vive in uno stato di grazia. Il fatto che si facciano delle gare non lo appesantisce, non lo stanca, perché torna con la motivazione del Gran Premio precedente. Un po' di zavorra mentale è inevitabile che ti viene quando continui ad accumulare trofei, vittorie, pole position e tutto quello che ci vuoi mettere. Lui è inarrestabile in questo, e lo si vede poi nei rapporti, perché durante la gara sprint non stava scherzando con l'Ambiase, tanto che il suo ingegnere a un certo punto ha detto: "Va bene, allora te la fai te la strategia per domani, arrangiati". Poi il giorno dopo intelligentemente l'hanno messa sul gioco. Ma il giorno prima non è che fosse così scherzata, segno che ogni momento è vissuto al suo massimo, non ci sono cadute di tensione. Senti Franco, hai fatto un riferimento ad un qualche cosa che è tipico forse dei campionissimi, però se io ti faccio dei confronti, Hamilton, Alonso, Schumacher, Senna, allora magari avevamo meno il suffragio delle comunicazioni box, nella gestione di questi campioni non credo che sia stato lo stesso per tutti. Qualcuno è più difficile da gestire, qualcuno magari si affida un po' di più a quello che è il discorso tecnico diretto, cioè tu sei l'ingegnere, io ti seguo. Com'è la gestione di Verstappen e come lo vedi nel confronto degli altri campioni che abbiamo nominato? Sai, la gestione di Verstappen è complicata per questo ego mostruoso che si porta dietro, ma è semplice perché comunque in macchina ti risolve ogni problema. Quindi in realtà puoi fare anche certi sbagli che lui mette in rilievo, puntualmente Non punzecchia esatto. quando la squadra commette un piccolo errore. Ed è umano fra gli esseri umani, però alla fine copre tutto, è consapevole di essere in una squadra che al 100% dipende esclusivamente da lui, e credo che alla fine sarà anche colui che andrà a difendere, il fatto che rimanga a tutti gli effetti Sergio Perez, l'anno prossimo, che si è rimesso un po' in carreggiata, è comunque secondo nel mondiale. Parlo del Mondiale Piloti, porta dei soldi dal mondo messicano, per cui trovarne uno che sia più materasso del messicano penso sia difficile, quindi vedrai che cercherà anche di accomodare questa situazione. Magari non gli regalerà i successi come fecero Senna con Berger, Esatto, scegli tu Schumacher le con situazioni. Barrichello. Certamente sì, perché non è nella sua indole. Ecco, quello assolutamente non ce lo vedo. O se lo guadagna o regali da quel punto di vista non ne arrivano. Lui dice che dei record non gliene frega niente, ma comincia a guardarli tutti. Quindi, quando arrivi a una certa soglia e sei ad un apice, ti viene una voracità tale che vuoi spazzare tutto quello che hai intorno. Ma le differenze con gli altri sono grandissime. Se consideri, non so, il Sebastian Vettel ferrarista, che un certo momento ha dimostrato una debolezza psicologica nell'anno in cui forse aveva una Ferrari che poteva lottare per il mondiale, mi ricordo benissimo che in Germania, a Hockenheim, uscì di pista sul bagnato, nell'unico posto dove non c'era la via di fuga e andò a sbattere sul bagnato. E questa era una valutazione non da un grandissimo campione del mondo, quale io invece considero
considero Sebastian, perché in quell'anno voleva dimostrare ai tedeschi di poter vincere in casa sua. Era una voglia di andare a conquistare un pubblico che non ha mai avuto pienamente in mano. Se guardiamo come si muoveva il pubblico tedesco per Michael Schumacher, beh, il paragone non è nemmeno da cominciarlo. E questo lui un po' lo pativa, e il tentativo di conquistarsi il pubblico di casa lo aveva portato a commettere, secondo me, un errore che è stato poi pesantissimo nell'arco del mondiale. Senti, Ecco, un altro che vedo prego. come riferimento, mentre Michael, quando tirava su la visiera dei segnali di umanità col compagno di squadra, li ha sempre avuti. Io vedo la durezza dell'essere perfetto anche di Ayrton Senna, che se ti ricordi al Portier buttò via un Gran Premio di Monaco che non stava vincendo, stava umiliando Sta tutti tutti gli quanti altri, e esatto. continuava ad accrescere un vantaggio che sembrava ormai devastante. Ecco, lui non rallentò per niente, non perse la macchina perché era in una fase di deconcentrazione, arrabbiatissimo mollò la McLaren lì e anziché tornare ai box se ne andò direttamente a casa lasciando tutto il team per aria senza risposte, senza... Ecco, l'uomo durissimo che quando sale in macchina non vede e non riconosce nessuno. Poi anche Ayrton era un personaggio, un uomo straordinario, quindi... parliamo di personaggi che superano quella che è la logica dell'andare forte in macchina. Max questo status ancora non l'ha raggiunto. Si piace perché va fortissimo in macchina, perché ha una capacità mentale di saper gestire quello che gli succede intorno, però poi riesce a muovere tantissime folle di Orange, non c'è dubbio, però non è che scaldi i cuori per i suoi atteggiamenti al di fuori dell'essere pilota. Sul pilota 100%, sulla persona 25enne, credo che vedremo ancora delle evoluzioni e dei cambiamenti. Quindi Sebbene si sia già preso la responsabilità di andare a raccontare le cose che a lui non stanno bene e non è quello del politicamente corretto che si allinea a quello che la maggioranza vuole. Lì ha una sua visione molto chiara e la porta avanti, continuando a ripetere che le garette a lui non piacciono, sebbene continui a vincerle. Questo è un po' il Verstappen di oggi, questo è un po' il giudizio di Franco Nunes per un pilota al quale possiamo dare solo 10 lode per quello che ha fatto in questa prima parte di stagione. Adesso però allarghiamo il discorso, Franco, perché tu sei molto bravo ad analizzare un po' tutte le situazioni che abbiamo visto. La prima cosa che ti chiedo è il tuo voto sul weekend dell'insieme. Era la terza gara che prevedeva la sprint race, un circuito particolarmente impegnativo per tutti, storicamente difficile per tutti e con la caratteristica delle Ardenne di essere variabilissima la situazione meteorologica, come è stato anche in questo fine settimana, con danni e vantaggi a seconda della preparazione dei team, chi ha indovinato tutto, chi non ne ha indovinata praticamente quasi niente, per quello che è stata una situazione anche di tanta frenesia, cioè ritmi altissimi, le verifiche, le qualifiche, le prove libere che sono state praticamente azzerate dall'acqua sempre, ritmi molto importanti perché metti in pratica due gare e due situazioni di verifiche di qualifiche ufficiali in un giorno e mezzo molto molto movimentate e combattute. Intanto ti chiedo il tuo voto personale a come è funzionato il tutto. Con un appunto che ti chiedo, perché è una cosa che io ho notato, forse sbagliata, però per esempio secondo me nell'occasione delle qualifiche, quando è andata a sbattere con le medie Stroll, secondo me lì era giusto che fosse messo fuori la scritta gara bagnata da azzerare l'obbligo della scelta dei pneumatici in funzione dei regolamenti nuovi, perché secondo me lì è stata una cosa che è andata contro la sicurezza, per esempio. Forse un eccesso di zelo nel penalizzare Hamilton, al di là del fatto che avesse ragione o torto nel confronto e nel duello rusticano con Perez, più forse da gara, però
quando a volte magari li vedi che sono, come si può dire, impeccabili, andare a toccare ogni track limit che vediamo, indipendentemente dalla condizione delle piste, e poi non riesci ad essere un po' più elastico nel valutare quando in piena gara sotto l'acqua ti trovi anche in questa condizione qua. E la situazione Sainz-Piastri, dove tutti e due, forse con un po' di ingenuità, forse un po' più di colpi in Sainz, che ha più esperienza, hanno buttato via un qualche cosa che aveva ancora tutta la gara da giocare. Quindi i punti per la Ferrari sono stati importanti. Comunque Sainz, in funzione anche di quel parziale errore, oggi è dietro Leclerc con tanta gioia della stampa spagnola, per esempio. Cominciamo da Sainz, che si è comportato da crapulone perché aveva una grande opportunità di portare a casa un risultato importante e invece ha fatto un errore in staccata, si è spostato, ha bloccato le gomme e strisciando praticamente non era nella condizione di poter controllare cosa stava succedendo. Piastri si è comportato esattamente, guarda, la situazione è identica a quella del 2016. Con Max Verstappen che aveva visto un buco per una manovra molto simile di Kimi Raikkonen ferrarista. Il risultato fu uguale, identico, come se non conoscessero i precedenti, entrambi. Siccome Piastri è l'ultimo arrivato, e mi sembra che abbia le stimmate di quello che abbiamo citato prima, ecco, chi doveva stare più attento, secondo me, Era Sainz. era Carlos Sainz, che alla fine ci ha rimesso. Se stava leggermente più largo, ma lì è facile dirlo quando sei poi nel gruppo e volti alla prima curva, prendi lo spazio che trovi, beh, per l'esperienza che ha, era una cosa che poteva evitare. Se devo andare a riprendere, vado a riprendere l'Australia, quando ha tirato una cannonata in ripartenza ad Alonso, che poi gli era costata molto cara. Quindi direi Sainz che ha perso la superiorità in casa Ferrari, e che quindi davvero adesso spegne tutto il musichiere degli spagnoli che si era fatto anche abbastanza fastidioso Esatto. nel volere che Carlos fosse a tutti i costi prima guida. Sì, Spa è stata una pista che il mondo della Formula 1 ha un po' subito. Ci è arrivata dopo la brutta tragedia che abbiamo vissuto in Formula Regional e devo dire che il condizionamento che ogni volta che pioveva, la paura che ci fosse una bassa visibilità sul rettilineo del Cammel subito dopo la compressione di Eau Rouge, secondo me ha spinto la direzione gara a essere molto molto attenta. Quindi se devo dare un voto io darei un 7. In una valutazione generale di quello che è il clima che si sta vivendo. Poi le sbavature ovviamente avvengono, ma se ci ricordiamo i macro errori che abbiamo vissuto l'anno scorso, stiamo, devo dire, decisamente migliorando la situazione, con una tendenza che è quella di mettersi sempre nella condizione, di ripararsi da qualsiasi forma, di intervento legale o che so io. Per cui c'è una tendenza a non prendere mai un rischio che può essere un po' quello dei cavalieri del rischio e della Formula 1. Ma questo è un altro aspetto della questione, perché Spa con Spa non si può assolutamente scherzare. Quindi questo è un po', ecco, l'aspetto che mi aspettavo anch'io, nel senso è un Gran Premio importante e quindi è chiaro che tutto deve essere perfetto se vuoi uscirne, che resti soltanto lo spettacolo e la tranquillità e la sicurezza, perché se non si va preparati a Spa ci possono essere più di un problema a tutti i Sai livelli. Stefano, c'è anche l'aspetto che la FIA aveva provato dopo Silverstone dei paraspruzzi. Avevano fatto tutto un grande cinema preparatorio, arriviamo con la soluzione, non hanno fatto vedere un'immagine perché da quello che ho capito l'esperimento ha funzionato zero. Avevano messo delle protezioni basse per limitare la scia dell'acqua liberata dalle gomme. In realtà quello che fa da grande aspiratore e che spara quella colonna alta non è altro che il diffusore. Quanto più carico aerodinamico hai, tanto più ne spari in alto,
hanno capito che quello è il problema, ma quel problema non è che puoi mettere un tappo al diffusore quando comincia a piovere, per cui è un guaio che si portano dietro. E c'è chi ha cominciato nel paddock di Spa a parlare che se ci fosse pioggia così netta come avevamo visto al venerdì nelle prove libere, beh, si poteva anche fermare tutto e lasciar perdere. E questa è una tendenza che diventa un po' borderline, secondo sì, me, sì, che sì. È anche un aspetto legato alla componente del coraggio che secondo me la Formula 1 non può cancellare in modo definitivo, fa parte del rischio, e togliere ogni opportunità. Non siamo in America che corrono sugli ovali, siamo in Europa e si corre a Spa, che forse è la pista più difficile da gestire con quella compressione salita di Eau Rouge e Raidion. Però vedremo quale sarà l'orientamento. Però insomma è fondamentale, questa è una cosa che tu ripeti spesso anche quando si parla di tecnica, anche quando si parla di vetture, di motori, di regolamenti, cioè va bene lo spettacolo, va bene tutto, ma non dimentichiamoci che la Formula 1 ha un suo DNA e quello deve restare, altrimenti facciamo un'altra cosa e dobbiamo cambiare anche il nome e le caratteristiche. Senti, c'è una cosa in ballo, Prego. La Formula 1 Commission, l'Alpine ha dichiarato di avere 30 cavalli di potenza in meno. 30 cavalli al giorno d'oggi sono tanta roba, visto che si parla di piccole differenze fra le altre unità. E hanno chiesto se era possibile, visto che i motori sono congelati dal regolamento, se gli viene concesso la possibilità di fare un upgrade tecnico okay. E chiudere quel gap. Ci devono essere strani discorsi dentro la Formula One Commission, non si è presa nessuna decisione e si è dato mandato a una commissione di fare delle proposte. E ho visto una piccata presa di posizione da parte di Toto Wolff. Toto Wolff ha detto che la Formula 1 è meritocrazia. Non azzardiamoci a pensare a un BOP dei motori. Perché deve andarlo a dire? Perché deve specificare la cosa? Fino a oggi chi era in difficoltà otteneva un piccolo vantaggio di banco prova motori, una soluzione tecnica magari chiesta che viene autorizzata per recuperare quello che manca. Beh, la risposta è abbastanza semplice, perché qualcun altro evidentemente, nella speranza di mettere un po' di sabbia negli ingranaggi della Red Bull, potrebbe anche pensare, anziché far crescere l'Alpine, si cerca di limitare con un balance of performance la prestazione di chi sta vincendo. Ecco, dal punto di vista dello show ci potrebbe anche stare, ma se parliamo di Formula 1, dove deve vincere il migliore, perché bisogna andare a disintegrare la stagione di Max Verstappen? Non c'è una logica. No, assolutamente no. È un cambiare la Formula 1 e questo non è quello che... E ti devo dire, ho apprezzato molto il fatto che, siccome è quello con cui più si becca Toto Wolff con Christian Horner, ha preso una difesa di chi sta dominando. Forse in quel momento gli è venuto in mente i famosi 7 anni in cui Mercedes era imprendibile e nessuno si è azzardato a fare giochini strani di questo tipo. Ecco, la cosa importante è che venga fuori, che se ne parla, di modo che sotto sotto questo pensiero non prenda campo e venga stroncato appena qualcuno comincia quantomeno ad accennarlo. Anche perché spesso la sensazione è che tanti dimentichino che cos'è la Formula 1, si vada a cercare nuove soluzioni che, se da una parte devono aumentare introiti pubblicitari, via dicendo, nello spettacolo che più è interessante e ovviamente più coinvolge, però non dimentichiamoci quello che è la linea guida, cioè il binario è la Formula 1 con tutte le sue caratteristiche. Stefano, la stessa gara sprint è come un fruncolo dentro il weekend di Formula 1, perché vedi che non è mai pari, cioè hanno fatto la qualifica apposta prima della garetta di 100 km, ma la conseguenzialità che non c'è rispetto alle qualifiche del venerdì non piace, allora si vuole cambiare di nuovo sì. Per il prossimo anno. Quelli sono i segnali che non c'è stabilità rispetto a una linea che è stata presa, ed è il segnale che probabilmente
stanno imponendo qualche cosa che è solo funzione dello spettacolo, ma che poi non so quanto aggiunga alla Formula 1, tanto più che continua semplicemente ad allungare la sua striscia vincente sempre lo stesso. Sì, perché alla fine adesso vediamo cosa succederà dal 2026. Spesso la Formula 1 ci ha regalato momenti in cui col cambiamento regolamentare cambiavano anche i protagonisti e certi cicli si finivano, però la sensazione oggi è che questa cosa qui sia sempre più difficile da vedere. Poi speriamo in una nuova competitività in assoluto anche dei signori di Maranello, perché comunque restano il brand più importante in Formula 1 e probabilmente il numero di tifosi nel mondo maggiore. Tifosi che tornano a casa dal Belgio, Franco, con una così, con un po' di sorriso, con qualche segnale positivo, ma a me ha fatto effetto, e non solo a me, il commento del tuo brillante e competente collaboratore Roberto Chinchero, che salutiamo sempre perché è un punto di forza non solo di motorsport.com ma anche del commento televisivo, ed è sempre mirato e preciso il suo intervento, quando dice hanno fatto bene il compito a casa. Allora, se ho capito bene, Franco, vuol dire che durante il weekend frenetico e caotico che c'è stato anche per tante situazioni di tipo meteorologico, l'impostazione che viene fatta in partenza utilizzando simulatori, esperienze precedenti, dati, questo, quest'altro e quell'altro, dà una linea guida di sviluppo della vettura, dell'impostazione del bilanciamento della vettura per la gara, che in questo caso ha funzionato perfettamente senza che nessun altro tentativo o modifica in corsa venisse fatto. Allora ti chiedo, è perché quando sei in gara ci sono dei fattori per cui è più facile che sbagli rispetto ad altri team? Cosa manca in Ferrari perché le modifiche vadano subito a nozze e non portino ad una confusione come in altri casi voi stessi avete dichiarato come Motorsport? Allora, la prima cosa che mi viene da dire è che la Ferrari mi ha dato la sensazione di essere la seconda forza. È una seconda forza del mondiale che ha continui up and down nell'arco della stagione. E quindi io comincio seriamente ad avere il dubbio. La scorsa settimana, dopo l'Ungheria, avevo scritto un pezzo nel quale dicevo molto chiaramente: ma è una questione tecnica o è una questione umana? E credo che Spa ci abbia dato la risposta. Credo che sia molto una questione umana e molto meno una questione tecnica. Franco, ti fermo un secondo, ti chiedo un minuto di pubblicità perché abbiamo piacere di completare con te non solo questo discorso, perché è importante, ma di finire nella panoramica globale. Ti portiamo via 10 minuti in più del normale, se ce lo concedi. Pubblicità e torniamo con Franco Nunes.
Allora, Franco Nunes, per completare il discorso del panorama sulla Formula 1, Franco, abbiamo esattamente 12 minuti per chiudere l'argomento Formula 1 prima di fare l'ultimo salto per andare a chiudere questa trasmissione qui. Allora, la Ferrari che potrebbe, fra virgolette, avere qualche difficoltà più sotto l'aspetto umano che non tecnico nella gestione dei Gran Premi durante il weekend. È questo che tu hai posto come interrogativo? Sì, dicevo prima, mi ero posto la domanda in un pezzo e mi sembra che Spa cominci a dare qualche risposta. E proprio Roberto Chinchero mi raccontava di aver visto Fred Vasseur andarsene in giro per il paddock usando un taccuino alla maniera di Adrian Newey, non tanto per riprendere soluzioni tecniche che hanno in mano gli altri, quanto per appuntarsi situazioni organizzative, situazioni di gestione. E se ho capito bene, c'è una tendenza nel vedere una forma di emotività all'italiana nell'andare a risolvere certi problemi, che apporta a volte a moltiplicare le difficoltà. Questo non vuol dire che la Ferrari si deve snaturare, deve parlare esclusivamente in inglese, non è questa la linea, ma di trovare e mettere la persona giusta al posto giusto. Se così fosse, c'è una Ferrari che, sebbene sia distanziata, mi sembra, 56 punti dalla Mercedes, beh, potrebbe tranquillamente provare ad andare a riprendersi quel secondo posto da cui era partita alla fine dello scorso anno, dando per scontato che fare la macchina vincente capace di andare a prendere la Red Bull è tutta un'altra musica, ma sarebbe già importante dare una stabilità alla squadra e dare un orientamento alla squadra affinché possa esprimere il suo potenziale massimo da top team. Senti, hai fatto riferimento alla classifica del Mondiale Costruttori con la Red Bull, chiaramente è di un altro pianeta, 503 punti, 247 Mercedes, 191 Aston e Ferrari, 103 McLaren. Ti chiedo di queste prime 5 se a fine anno questa classifica dove può cambiare, al di là di mettere, come tutti speriamo, la Ferrari almeno in secondo posto, perché come hai detto tu giustamente i punti di distacco sono quei 56 appena da te sottolineati. Ma l'Aston potrebbe anche non restare nelle prime tre, oppure è troppo pensare che McLaren a 103 finisca la stagione in maniera così brillante come ha fatto in queste quattro gare fino allo sprint di sabato, perché la domenica la scelta aerodinamica è stata ovviamente sbagliate e mi verrebbe da chiederti, ma non si potevano provare due strategie diverse con un assetto più picchiato, più legato alla situazione aerodinamica, più spinta per la pista bagnata su Norris ed eventualmente una soluzione più veloce per Piastri? Non è possibile questo? Eh beh, Piastri allora non sarebbe secondo nella sprint Sprint, race, certo. acquistando così il suo primo podio in Formula 1 alla 12ª gara. Ma io credo che la McLaren abbia fatto una scommessa, ne ha vinta mezza mettendo Piastri secondo dietro a Max Verstappen al sabato nella garetta e l'ha toppata completamente la domenica perché alla fine vedevamo una MCL60 che pigliava dei 20 km orari sul rettilineo. È evidente che non è quella la differenza, è evidente che era una scelta fatta a tavolino, ci hanno provato e è andata male. Ecco, loro da un certo punto di vista sono apprezzabili perché hanno provato a ribaltare il gioco e vedere se casomai in condizione da tifone riuscivano a mettere in difficoltà Max Verstappen. Oggi diciamo che hanno fatto la figura dei pifferi, mentre invece poteva essere un'opportunità di rompere un meccanismo che sembra indistruttibile. Senti Franco, la penultima domanda è sul ritorno di Ricciardo, perché ne abbiamo tessuto le lodi a Budapest, ieri è stato rimesso in riga dal compagno di squadra Tsunoda che ha fatto un'ottima performance.
È stata la scelta giusta quella di rimetterli in macchina? È una bocciatura che può diventare definitiva per De Vries? No, Oppure. ferma Stefano, ascolta, qui non entrare, tu sei una persona molto competente, che conosce bene il mondo delle corse. Non cadere in quello che è l'ansia di commento istantaneo ogni volta che succede qualche cosa. Perché Cioè, dici, diamo tempo anche, al tempo qui. sì, ma la ragione è semplice, io non mi sono scaldato per la prestazione di Daniel in Ungheria. E non mi scaldo adesso per il punticino che ha preso Tsunoda. Tsunoda, anche se questo è un segnale molto positivo per la squadra di Faenza, perché ricomincia a far muovere la classifica mondiale, segno che le ultime modifiche, e ne sono state fatte, devo dire, tantissime in questa fase della stagione, hanno dimostrato che qualcosa la macchina recepisce. Fino ad ora sembrava sorda a qualsiasi cosa cambiassero sulla macchina. Allora, una macchina che ha trovato un filone, che magari nella seconda parte della stagione ritrova un po' di quello che erano gli obiettivi che si erano dati cominciandola. Però ti faccio un esempio con un parallelo con l'Alpine. Noi domenica abbiamo visto sia Esteban Ocon sia Pierre Gasly fare dei sorpassi straordinari, Esatto. staccata finita, percorrenza di chicane e in uscita addirittura all'esterno, passare proprio Tsunoda. Sono Non esatto. è che Tsunoda si era rincoglionito all'improvviso, è che semplicemente le due Alpine non hanno velocità massima, ma hanno moltissimo grip e hanno fatto una macchina anche loro per essere molto veloci nel tratto più guidato. Quindi piloti intelligenti hanno sfruttato al massimo quella che era la situazione. Ecco, qui dobbiamo ri rivalutare anche il discorso di Tsunoda e Ricciardo e rimetterli nell'arco della stagione. Se li giudichiamo gara per gara, facciamo un errore Sì, grandissimo. rischi di perdere di vista quella che è l'obiettività, la valutazione dell'assieme, tu dici. Io Aspettiamo. credo che la esperienza di Ricciardo sia utile a discriminare cose da mettere o non mettere sulla macchina rispetto a due piloti giovanissimi che prendevano tutto come buono sperando di farla crescere. Ecco, io credo che la forza di Daniel sarà quella di orientare meglio le scelte dello sviluppo, ma poi sulla velocità pura ce l'andiamo a vedere, ce l'andiamo a vedere. Senti, siamo all'ultima domanda prima di ringraziarti per tutto questo tuo darci questa collaborazione meravigliosa in questa prima parte di stagione, grazie alla grande competenza tua e del tuo staff. E Franco Nunes a metà stagione, poco più, una squadra o un pilota che ti ha sorpreso e invece un giudizio negativo che dopo 12 gare ti viene obiettivamente, sportivamente da dare. Ma sai, sono due risposte veramente facili, nel senso che il pilota che ha sorpreso è ovviamente Oscar Piastri. Ha iniziato correndo la stagione su circuiti che non conosceva, faticando moltissimo con una macchina che all'inizio della stagione era, se non la peggiore, quasi la peggiore dell'intero schieramento. Il ragazzo, non appena ha sentito sotto le chiappe che stava arrivando una macchina dignitosa, subito l'ha fatto vedere e ha cominciato a tirare schiaffoni anche al signor Lando Norris. E Norris sul giro secco è un signor pilota, non dimentichiamocelo. Per quello che riguarda la delusione, la risposta è facilissima. Verrebbe da dire Aston Martin, per come è partita in maniera straordinaria e si è persa lungo la strada, ma il merito, anzi, la nomea deve andare esclusivamente alla Ferrari. Ci aveva illuso tutto un inverno, li andiamo a prendere, lottiamo, lotteremo per i due titoli mondiali, ecco dove siamo. Quindi la Ferrari sicuramente. Nonostante quello, però, la vettura di quest'anno, tu dici che ha ancora forse delle pagine importanti da scrivere e potrebbe regalarci qualche soddisfazione, ovviamente non di successo parziale. È questo il tuo pensiero?
Sì, sperare di poter stare in alcune situazioni davanti al signor Sergio Perez nel giorno in cui lui non è totalmente in gran forma. Sì, direi che questa è proprio la massima ambizione di un mondiale che incoronerà i numeri record primati iperstorici del signor Max Verstappen. Sia gloria a Max Verstappen, per questo momento se lo merita ampiamente, ma noi non demordiamo e continueremo a seguire con entusiasmo e passione non solo il vostro lavoro quotidiano, in attesa di ritrovarci dopo Zandvoort, ma spero tanto di vederti direttamente a Imola per il Minardi Historic Day. Va Ci vedremo bene? senz'altro, anzi do appuntamento agli amici appassionati perché quella è un'occasione Bravissimo. assolutamente da non perdere, senza voler andare a fare paragoni scomodi tipo Goodwood, dove c'è una realtà consolidata in tantissimi anni. Diciamo che c'è un panorama di macchine da corsa, in particolare di Formula 1, raccolte tutte insieme, che è impossibile vedere in qualsiasi altro posto del mondo, ragione per cui non perdete quell'occasione, è un'opportunità straordinaria, anche perché molto spesso alle macchine corrispondono tecnici, ingegneri, Esatto. progettisti che hanno disegnato quelle macchine e le opportunità sono di vedere piloti d'antan che hanno fatto la storia delle corse insieme a personaggi straordinari che ci hanno offerto queste macchine bellissime da vedere. E quindi noi ce le godremo assieme sperando di essere in buona compagnia con una bella stagione che possa regalare ancora una volta a Giancarlo Minardi le soddisfazioni che merita. Franco, buone vacanze per un direttore che va in vacanza. Noi adesso andiamo a ricercare un giovane giornalista che si chiama Matteo, che dalle vacanze è appena tornato. Ma questo Aiaiaia, è è un un vostro altro problema. capitolo. Grazie di tutto, Franco. A dopo Zandvoort, grazie a te e a motorsport.com per la collaborazione preziosa che ci regalate settimana dopo settimana. Ciao, Franco. Allora, ringraziamo il direttore di Sport Automoto, come sempre splendido in questo suo commento a largo raggio che passa dalla cronaca, dall'analisi specifica sul Gran Premio, ma poi si allarga sistematicamente ad una visione che è complessa e completa, e questo ci dà la possibilità, veramente, lo dico con soddisfazione e con orgoglio, di regalare ai nostri amici appassionati dei momenti di vera qualità giornalistica, con le informazioni che chi è veramente un appassionato desidera ricevere. Io ho poco merito se non quello di avere un ottimo rapporto personale e professionale con dei colleghi illustri, importanti come questo, come Franco e come tanti altri, perché la fortuna delle trasmissioni come le nostre non è tanto quello che possiamo dire noi conduttori, al di là di dare una guida e una linea di partenza che possa rientrare nella vostra così simpatia, quanto fornirvi, portare ospiti di una certa consistenza che poi sono quelli che fanno che danno soddisfazione. E come abbiamo annunciato, da una grande giornalista di motorsport che va in vacanza ad uno che dalla vacanza è appena tornato, e con un abbraccio affettuoso salutiamo Matteo Nunes. Ciao Matteo, come stai? Eccoci Ciao Stefano, dopo le ferie sempre bene. qua. Intanto tu sei abbronzato, ho visto papà un po' più bianco, ma mi auguro che a fine agosto anche lui possa avere la dovuta abbronzatura e quel meritatissimo riposo che giustamente dovete andare ognuno di voi a recuperare. Noi andiamo a chiudere questa puntata, che è un po' anche quella che apre il periodo di stacco di Speed fino al 28 di luglio, perché noi non andremo a commentare direttamente il prossimo Gran Premio della MotoGP e quello del 20 agosto, ma avevamo piacere non solo di salutarti, perché era un po' che non ci sentivamo, ma che tu ci dessi un po' il pronti via per la ripartenza della stagione della due ruote. È passato più di un mese, si va a correre a Silverstone. E poi mi sembra che ci sia un altro appuntamento, se non sbaglio, il 20 agosto, e poi ci sono dei test importanti, credo di Moto2 e Moto3, quindi comunque il mondo delle due ruote non è fermo. In più, in questo periodo in cui non ti abbiamo disturbato, ci sono state due gare di Superbike, una fra l'altro in Molise,
e l'altra ieri in questo circuito relativamente nuovo nella Repubblica Ceca, dove ancora una volta comunque alla fine della fiera viene fuori il nome di Bautista, ma direi in particolare la simpatica performance di Petrucci, terzo in gara 2. Quindi per riprendere e ricordare ai nostri amici cosa stanno facendo nel mondo delle due ruote, era giusto risentire Matteo Nunes. Parti da dove vuoi, Matteo. Partirei dalla MotoGP perché si riparte questo fine settimana a Silverstone e ci sono due novità importanti. Una è che entra finalmente in vigore la regola relativa alle pressioni delle gomme, quindi c'è un valore minimo che va rispettato e chi va sotto a questo valore a partire dalla gara di domenica sarà penalizzato. Era una cosa che doveva iniziare fin dall'inizio dell'anno, fino ad ora è stato utilizzato un po' tutto come test per il sistema, adesso si comincerà a fare sul serio Allora, da spiegami questo un po' meglio, punto di cioè, vista. facciamo capire ai nostri ascoltatori, quelli meno tecnici, in che cosa consiste e qual era evidentemente il vantaggio nel non rispettare questo tipo di situazione qua. Il vantaggio nel rispettare questo tipo di situazione qua è che chiaramente, siccome le moto di oggi, soprattutto con la gomma anteriore, sono molto sensibili alla temperatura, che come ben sai tende a alzarti la pressione della gomma, partire con un valore più basso ti consente, anche se sei in gruppo, di risentire meno di questa cosa. Ok. E adesso ci sarà un valore da rispettare per tutti e se per un determinato numero di giri il valore sarà inferiore a quello che viene dato dalla Michelin, scatteranno delle penalità. Adesso la cosa che è un po' grottesca è che ancora non si sa quali saranno queste penalità, quanti giri bastano al di sotto del valore per incapparci. Lo scopriremo vivendo. Speriamo che di qui a venerdì ci dicano qualcosa. Già questo qui è una nota negativa perché almeno su questo a oggi bisognava che ci fosse già una chiarezza regolamentare totale. Però prendiamola per buona, speriamo, come dici tu, che questo già prima delle prime prove si sappia. Poi, sempre Silverstone, che cosa ci può regalare? C'è un'altra novità che è quella del format, che è stato modificato leggermente, nel senso è sempre lo stesso, ma nella giornata di venerdì solamente il secondo turno di prove libere sarà valido per avere l'accesso alla Ok. Q2 di sabato mattina. È stata soddisfatta una richiesta dei piloti che volevano un turno in cui dedicarsi solamente alla messa a punto delle proprie moto, senza il bisogno di dover necessariamente montare la gomma nuova e fare il time attack. Questo sarà quindi il primo turno del venerdì mattina e poi diciamo che il weekend si va a sviluppare normalmente come sempre con la classifica della FP2 che andrà a designare i 10 che entreranno in Q2. Nella qualifica I ufficiale. favoriti. Vai, vai, No, Stefano. dico, quindi dopo il format è normale con lo sprint il sabato, la gara la domenica e via dicendo. Esattamente. Io credo che i favoriti siano bene o male sempre i soliti a Silverstone, anche perché non dobbiamo dimenticarci che lo scorso anno a vincere fu proprio Bagnaia in Gran Bretagna, quindi mi aspetto di vedere le Ducati competitive da agguerrite. L'Aprilia è una moto che di solito è andata forte anche a Silverstone, quindi perché è arrivata. Ha fatto il primo podio nel 21 con Aleix Espargaró e lo scorso anno Vignales ha conteso la vittoria a Pecco fino all'ultimo giro. Quindi mi aspetto qualcosa di interessante dall'Aprilia. Poi bisognerà vedere un po', insomma, cosa riusciranno a fare i redivivi Quartararo e Marquez. Quindi questo diciamo un po', vogliamo ricordare un po' Matteo in questo momento la classifica, comunque con due italiani che sono davanti e al terzo posto, se non sbaglio, c'è Martin, giusto? Quindi No, abbiamo Martine secondo. scusami, abbiamo Bagnaia, Martin, Bezzecchi. Esatto, Esatto. Bagnaia con 35 punti di margine su Martine e 36 su Bezzecchi. Sì, sono attaccati Martine e Bezzecchi, però è davanti lo spagnolo di un punto in questo momento. Quindi un Bagnaia giustamente motivato e riposato potrebbe già dare una bella spallata, facciamo
facesse come l'anno scorso, quando, se non sbaglio, è incominciato di lì la sua grande rincorsa che poi gli ha fatto praticamente eliminare i 91 punti di svantaggio che aveva nei confronti di Quartararo. Mi sembra di sì. Era stata la seconda delle quattro vittorie consecutive. Aveva iniziato ad Assen prima della pausa estiva, esatto. Proprio come quest'anno che ad Assen è tornato a vincere dopo aver mancato la vittoria per un paio di gare. Quindi diciamo che è sulla strada giusta per andare a confermarsi al volante e guidando la miglior moto del lotto, però dimostrando lui di essere giustamente il campione del mondo in carica. Senti, mi fai il finale invece sulla Superbike, per quello che sai di quello che è successo a Imola, per quello che sai di come è stata la gara nella Repubblica Ceca. Mancano, fra l'altro, non dimentichiamoci, quattro gare, di cui tre a settembre e una ad ottobre, per chiudere una stagione nell'insegna assoluta della Ducati e di Bautista. Una Ducati e un Bautista che avevano fatto qualche errore di troppo e sono stati un po' fortunati domenica, perché non dobbiamo dimenticarci che a Imola è caduto in gara 2 Alvaro praticamente alla prima curva, e nella sprint era stato battuto da Razgatioglu. Sabato a Mosta ha sbagliato la scelta delle gomme in gara 1 e quindi si è ritrovato ad arrivare abbastanza indietro, e tra l'altro bisogna ricordare che sabato sul bagnato c'è stato il ritorno alla vittoria di Jonathan Rea, poi però è stato un po' fortunato domenica, perché in gara 2 sembrava destinato a perdere ancora da Toprak, che si sarebbe potuto riportare a soli 44 punti di distanza, quindi provare a coltivare di nuovo un sogno iridato, e invece Toprak, poveretto, gli è esplosa la gomma posteriore quando era in testa a pochi giri dal termine, è caduto. I sogni di gloria sono finiti in frantumi, perché adesso si trova di nuovo a 74 punti di distanza, che a 4 round dalla fine mi sembra di poter dire che siano tantini con questo Bautista qui. Cominciano a diventare tanti. Senti, fra i tifosi, e mi sembra di aver letto anche fra un addetto ai lavori di cui non ricordi il nome, è uscita questa considerazione, forse più una provocazione: se fossero tutti e tre, Rea, Toprak e Bautista, su una Ducati, Bautista sarebbe il terzo come valore di pilota. Tu lo condividi o è eccessivo? Non sono d'accordo, intanto perché la Ducati è una moto che sta dimostrando che è disegnata per un fantino. Quindi la taglia di Toprak e la taglia di Rea sulla Ducati, secondo me, farebbero fatica. Okay. Guarda quanto ci ha messo Petrucci, esatto, a diventare competitivo sulla Ducati. Questo weekend ha fatto due podi, però ci è voluto due terzi di campionato per arrivarci. Quindi, e Danilo è uno che in MotoGP ha un curriculum che non è confrontabile con quello di Alvaro, ha fatto molto di più. Eppure la situazione è questa. Quindi è una moto, tu dici, fatta per Bautista. Sì, ma poi io credo che Bautista continui a essere sottovalutato come pilota. Cioè, mentre magari posso dirti che Toprak, secondo me, è il più forte pilota della griglia, in questo momento, secondo me, dire che Rea sia più forte di Bautista è ingeneroso, perché io credo che adesso magari prenderò insulti, pernacchie, però io credo che Jonathan abbia imboccato da un anno e mezzo a questa parte la fase calante della carriera. Sì, sì, sì. Secondo me in maniera anche abbastanza importante. Insomma. Senti, invece volevo chiederti la tua opinione sulla stagione fino a questo momento di Locatelli, Bassani, Petrucci e Rinaldi. Mi senti? Allora, sì. Secondo me... Sì, tu mi senti? Sì, perfetto. Secondo me ottima quella di Andrea Locatelli, che è cresciuto tanto rispetto alla stagione scorsa, è andato spesso e volentieri sul podio e in certe occasioni è riuscito a giocarsela alla pari anche con Toprak. Rinaldi, secondo me, ha la velocità, ma... gli manca un po' di gestione della gara,
Penso all'Indonesia dove era straprimo e poi ha distrutto le gomme per provare a strafare. A Barcellona quando si è preso con Bassani proprio nel voler cercare un sorpasso che si aspettava due curve faceva facilissimo. Bassani secondo me resta la rivelazione, un ragazzo che sta dimostrando di avere un talento secondo me fuori dal comune. Però a volte è un po' troppo aggressivo e fuori dalle righe ed è secondo me questo il limite che gli sta impedendo di andare a prendersi una Ducati ufficiale che probabilmente per quella che è la sua capacità di dare il gas si meriterebbe. Danilo è stato un po' diesel, diciamo, in questa stagione. Quindi Ci ha con la messo un po' carburazione a venire. lenta. Esatto, ci ha messo un po' a venire fuori, però adesso sta iniziando a prendere le misure alla Panigale. E devo dire che a Mosta ha fatto terzo in gara 1, secondo in gara 2, in questo momento chiedergli di più è difficile. Infatti, se fino a qualche mese fa si parlava del fatto che questa potesse essere la sua ultima stagione da pistaiolo per poi magari andare a fare la Dakar a tempo pieno, adesso mi sembra di capire che l'intenzione sarebbe quella di continuare con Barney anche nella prossima stagione. Perché ha trovato le misure e adesso è lì che probabilmente non manca troppissimo per provare ad andare a caccia della prima vittoria. Che magari speriamo, perché no, di poter vedere nel corso delle prossime quattro gare. Magari sarebbe bello vederlo vincente in una delle prossime quattro prima della fine di una stagione che comunque è già ormai in mano a Ducati, sia come costruttori che come pilota. Direi a grandi linee è difficile pensare ad un rovesciamento delle situazioni, a meno che tu non mi dica che Toprak potrebbe ancora in qualche modo pensare di vincere o no. Guarda, se fosse arrivato a 44 punti di distanza, secondo me un po' di pressione avrebbe cominciato a metterla Bautista. Ora che sono di nuovo 74, vuol dire che Alvaro ha più di un round di vantaggio, perché un round ne mette in palio 62. Questa è una pista che sapevamo che non gli piace particolarmente a lui come alla Ducati, probabilmente. E in più c'è stato. Più che la pista non piacergli, c'è stato questo meteo molto incerto, pioggia, asciutto, e le condizioni intermedie non sono mai state il punto di forza dello spagnolo. Quindi, secondo me, tornando alla normalità nelle prossime gare, cioè, dovrebbe fare veramente troppi errori Alvaro per permettere a Toprak di riaprire i giochi. Vediamo se sei un buon profeta, io credo assolutamente di sì. E noi a questo punto ti salutiamo, è stato così un ritrovarti velocemente a conclusione di questa puntata. Mi raccomando, Matteo, lavora sodo anche per noi che stacchiamo un attimo, di modo che quando torniamo tutto il mondo delle due ruote ci torna completamente a sorridere perché siamo tranquillamente nelle migliori mani che potevamo trovare. Con questo io posso solo ringraziarti, siamo a chiusura del primo ciclo anche per noi, poi si torna a fine agosto. Devo dire che la collaborazione con tutti i colleghi è preziosa, ma quella con Motorsport è indispensabile. Buon rientro a lavorare, in bocca al lupo, buon lavoro e noi ci vediamo, così come con tuo papà e tutti i colleghi che ci seguono con affetto, il 29 agosto dopo Zandvoort. E dopo l'altro Gran Premio del 20 agosto, che invece sarà, eccoci, Red Bull Ring, Gran Premio d'Austria. quindi un'altra gara spettacolare in un contesto meraviglioso, per cui avrai due situazioni da raccontarci, perché poi si andrà, se non sbaglio, verso Misano, che sarà l'altra prova sul territorio italiano, che è l'11 settembre, giusto? Sì, ma c'è Barcellona C'è prima. prima Barcellona, quindi il 20 in Austria. Poi la prima di settembre in Spagna e il 10-11 settembre è Misano che va a completare questo periodo di quattro gare. Bene, noi aspettiamo solo le informazioni da Matteo Nunes. Grazie, buon lavoro, un abbraccio. Grazie a te, ciao Stefano, buon Salut riposo. salutiamo Matteo Nunes, siamo in chiusura di questa prima parte. Di questa prima parte del ciclo di Speed 2023 si chiude qui, canale 88, che è stato
l'emittente, il mezzo tramite il quale siamo arrivati a voi per parlare di motorsport, dalle due alle quattro ruote, con tutto quello che si poteva regalarvi attraverso la collaborazione anche di tante persone professionalmente importantissime in questo mondo, che ho la fortuna e il piacere di avere come amici e che quindi ci danno una mano per rendere il più possibile piacevole o perlomeno interessante questo tipo di spaccato nel mondo dello sport motoristico. Siamo in un contesto di una trasmissione di una televisione giovane, giovanile, e che ha un po' la peculiarità di abbracciare un po' tutte le discipline sportive, allargando anche per la prossima stagione televisiva ad altre sicuramente situazioni interessanti ed importanti. Io, oltre che rinnovarvi l'invito per fine agosto per tornare ad ascoltarci, ringrazio Pietro Celeste, prezioso e veramente molto bravo e serio regista di questa trasmissione, l'emittente, l'editore, i colleghi e tutti i collaboratori. Grazie alle aziende che hanno avuto fiducia in noi, speriamo che crescano. Il periodo non è semplice, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, ovviamente, e speriamo di fare sempre meglio perché siano piacevoli questi momenti in vostra compagnia. Buona estate a tutti, ci vediamo a fine agosto.